Quante volte hai cercato su YouTube o Google come fare soldi online? Come far crescere il proprio patrimonio? Bene, in questo video, una volta per tutte, facciamo chiarezza e ti spiegherò quello che il 99% dei formatori online che parlano di denaro e investimenti non hanno l'onestà intellettuale di dirti. Un'affermazione importante, giusto? Sì, me ne rendo conto, ma in questo video ti spiegherò il vero e unico segreto per diventare ricchi. Iniziamo. Bene, benvenuto nel nuovo ufficio GP Invest, questo è uno degli angolini che stanno prendendo forma in questa ristrutturazione con la nuova lavagna che useremo molto spesso anche in altri video e ti voglio spiegare il segreto della ricchezza, lo so, è un titolo clickbait, ma in questo video ti spiegherò la verità che molta gente non ha il coraggio di spiegarti per mancanza di onestà intellettuale e quindi cerca di reinventare la ruota o provare a sostenere delle tesi insostenibili. Ma la finanza personale si basa su questi quattro riquadri, ok? Su questa matrice composta da tenore di vita e reddito. Quindi qui vedi un quadrato composto da due righe, due colonne, ok? In base a tenore di vita alto, basso, reddito alto, basso. E vedremo che la maggior parte delle persone, anzi tutte le persone potremmo dire, si posiziona in uno di questi quattro riquadri, ok? Può avere reddito alto e tenore di vita basso o una di queste combinazioni, ok? E ognuna di queste combinazioni può avere una maggiore o minore probabilità di raggiungere la ricchezza. Definiamo ricchezza perché è una parola che può essere fuorviante. Come spiego anche in altri video sul canale o nei nostri percorsi, come GP Invest, per ricchezza non si intende cioè la ricchezza di Paperon de Paperoni che nuotava dentro il deposito pieno di monetine e viveva contando il denaro. No, a noi non interessa questo, a noi interessa una condizione di benessere finanziario in cui una persona ha sotto controllo il presente delle sue finanze, cioè vuol dire che è in grado di pagare le bollette, gestisce le sue finanze nel quotidiano con una particolare tranquillità e non sacrifica il proprio futuro finanziario. Vuol dire che nella vita finanziaria di una persona ci sono appunto, c'è l'oggi, le spese che dobbiamo pagare entro fine mese, ma ci sono anche gli obiettivi futuri, non lo so, la pensione, oppure io personalmente ho un fondo in cui sto accantonando del denaro che voglio utilizzare per l'istruzione dei miei figli, piuttosto che qualunque sia l'obiettivo che abbiamo in mente, ok? Ognuno di noi ne ha uno personale, uno o più personali, non ce n'è uno giusto, non ce n'è uno sbagliato, ma il concetto è che il benessere finanziario è una condizione, una gestione del denaro che ci porta a non sacrificare il domani per poter avere le finanze in ordine oggi, ok? Vogliamo avere le finanze in ordine oggi e domani. Questo è un breve preambolo per fare capire cosa intendiamo noi per ricchezza, perché da un lato questi contenuti vogliamo che si diffondano su YouTube e dobbiamo usare anche dei titoli accattivanti e semplici. Dall'altra però vogliamo specificare che qui non si vendono sogni, ma come vedrai c'è una matematica dietro, insomma ci sono dei concetti molto solidi, molto profondi e non c'è niente di inventato o che non abbia, come dire, consistenza finanziaria. Bene, vediamo le varie combinazioni e cerchiamo di entrare nel dettaglio e capire quali sono le sfide che deve vivere una persona che si trova in uno di questi quattro scenari. Partiamo da reddito basso. Ok, quindi non c'è una vera e propria definizione in Italia per reddito basso. Direi che i dati dicano che la dichiarazione dei redditi medi in Italia sia attorno ai 20.000 euro, ma l'Italia sappiamo ha grosse percentuali di sommerso, ok? Quindi diciamo, proviamo a sparare, poi scrivimi nei commenti cosa ne pensi, ma potremmo definire reddito basso una persona che ha un reddito, non lo so, attorno ai 15.000-17.000 euro all'anno, reddito medio una persona che ha tra i 17-18 e i 30.000 euro all'anno, un reddito medio, reddito alto dai 30.000 in su. 30.000 in su forse è un po' scarso, potremmo stare qui 30 ore a discutere quanto è un reddito alto, magari potremmo dire 50.000 in su, ok? Sono linee guida, questa è una valutazione qualitativa, non è quantitativa. Tu puoi posizionarti in una di queste due in base al tuo reddito. Comunque, basso, diciamo che siamo al di sotto dei 20.000, ok? Arrotondiamo. Bene, reddito basso e tenore di vita alto è una condizione che porta al fallimento. Che probabilità hai di diventare
ricco o comunque di accumulare un patrimonio se hai un reddito basso e un tenore di vita alto. Cioè, in altre parole, se spendi uguale o più di quanto guadagni. Le probabilità sono nulle, per proprio matematica delle elementari, ok? Quindi se non è nel breve periodo, nel medio, nel lungo periodo, c'è il fallimento. Questa è matematica, cioè, proprio di base, ok? Che tu sia un'azienda, abbia una piccola attività o anche una nazione, se tu spendi più di quanto incassi, accumuli debito e piano piano questo debito, se si accumula e va fuori controllo, ti può portare al fallimento. Quindi, reddito basso, tenore di vita alto, le probabilità di accumulare un patrimonio importante e raggiungere una condizione di benessere finanziario, che è il nostro obiettivo, sono molto scarse, il fallimento è dietro l'angolo. Rimaniamo su questa colonna, quindi tenore di vita elevato. Premetto, cosa intendo per tenore di vita? L'ho dato per scontato, ma approfondiamolo. Tenore di vita è il costo della tua vita, ok? Cioè quanto costa mantenere te e la tua famiglia per un anno, ok? Tenore di vita basso, se magari sei single, potrebbe essere 700, 1000 euro al mese, dipende poi magari se hai un mutuo o meno. Tenore di vita alto, magari hai una famiglia composta di due figli che fanno l'università, due macchine, due case, e ti piace andare a cena fuori tre volte a settimana e puff, la tua vita costa 100.000 euro all'anno, ok? Esempi estremi per farti capire i due scenari, ok? Definisci tu qual è la tua, dove ti posizioni. Se non hai sotto controllo questi numeri è un grosso problema, metti in pausa questo video, fai due conti, poi dopo ricomincia a guardare il video cercando di classificarti. Bene, quindi tenore di vita alto, reddito alto, che probabilità hai di raggiungere una condizione di benessere finanziario o di ricchezza? Le probabilità sono basse, perché c'è un alto rischio. Qual è l'alto rischio? Il rischio deriva dal tenore di vita, perché il reddito è alto, ottimo, magari sei un libero professionista, un imprenditore, guadagni 80.000, 100.000, 200.000 euro all'anno, ok, ma hai un tenore di vita che è molto alto. Facciamo un esempio, guadagni 100.000 euro all'anno, quello è il reddito congiunto della famiglia, però la famiglia ha un tenore di vita di 85.000 euro, quindi riesce a mettere da parte 15.000 euro, ok? Sottrazioni si imparano in seconda elementare o forse in prima, ve lo dico alla fine dell'anno perché mio figlio è in prima elementare. Qual è il problema del tenore di vita? È che se aumenta il tuo reddito è facile aumentare il tuo tenore di vita, è molto più difficile ridurlo. Cosa significa? Significa che se magari hai avuto un aumento di stipendio, ok, magari sarai portato a dire va bene, guadagno di più, quindi adesso posso spendere di più. Magari fino a due mesi prima eri abituato ad avere un tenore di vita di 1000 euro al mese, ma adesso che hai un reddito più alto lo porti a 1500 euro al mese. Perché? Perché adesso te lo puoi permettere. Il problema del tenore di vita è che molto spesso le persone lo aumentano perché possono permetterselo, perché magari adesso hanno un reddito alto, ma difficilmente riescono a ridurlo. Perché? Perché ormai si sono magari abituati a uno stile di vita più comodo, più agevole, e tornare a guidare quell'auto scassata che avevo prima che avevo il vecchio lavoro è difficile. Perché? Perché alla base c'è la finanza comportamentale. Ne parlo in altri video, studiati Daniel Kahneman, pensieri lenti, pensieri veloci, all'uomo, all'essere umano, ma all'animale in generale, anche alle scimmie, hanno fatto dei test sulle scimmie. Se gli togli qualcosa dopo che si è abituato ad averlo, si arrabbia, ok? È un problema. Quindi ridurre il tenore di vita è un problema. E quindi la difficoltà in cui si trova una persona che è in questo quadrante è che, ok, ha grandi opportunità derivanti dal reddito, ma la difficoltà è che ha un tenore di vita che potenzialmente, se non tiene sotto controllo, riduce la sua possibilità di risparmiare capitale, quindi avere del risparmio che anno dopo anno si accumula, viene investito e va a creare il nostro patrimonio, a generare quella ricchezza economica o comunque capitale che genera un benessere economico, perché abbiamo abbastanza soldi da parte, siamo tranquilli. Passiamo ora alla condizione che magari coinvolge la maggior parte delle persone che guarda questo video, cioè un tenore di vita normale o basso, molto snello, magari senza avere la casa al mare, il motoscafo, tre macchine, due moto, eccetera. Tenore di vita normale o basso. Il problema che si verifica quando hai un reddito basso è che è molto difficile creare ricchezza e comunque accumulare patrimonio, perché per quanto il tuo tenore di vita sia basso, ed è difficile andare sotto certi livelli di tenore di vita, ok? Perché ci sono certe spese fisse che è difficile ridurre al minimo. Possiamo togliere certi fronzoli se vogliamo essere veramente frugali al massimo, ma ci sarà un minimo oltre il quale non ha senso andare. Bene, basso tenore di vita ma basso reddito ti pone davanti a delle sfide, perché il tenore di vita è fisso
e qui non hai molte possibilità. Se vuoi creare patrimonio, devi aumentare il tuo reddito, perché non puoi abbassare ulteriormente il tenore di vita. Quindi aumentare il reddito, come si può fare? Devi aumentare le tue competenze, quindi studiare, specializzarti e acquisire delle competenze che puoi andare a rivendere sul mercato del lavoro ad un prezzo più alto. Quindi diciamo che tra questi due scenari preferirei, è difficile capire, sono problematiche diverse, ok? Perché qui sei obbligato a lavorare di reddito e quindi comunque metterti in gioco nel mondo del lavoro. Qui è chiaro che uno può dire vabbè, taglio la seconda macchina, in un attimo ritorno dentro al tenore di vita, ad un tenore di vita più accettabile. Quindi sicuramente è più semplice questo, ma dal punto di vista del anche psicologico può porti a delle sfide altrettanto stimolanti e difficili da portare avanti come questo punto, come questo quadrante qui, ok? È chiaro che va bene così, a livello qualitativo sarebbe meglio posizionarsi qui, però il messaggio è che questa è una condizione in cui quantomeno hai un vantaggio rispetto a questa posizione, perché il tuo tenore di vita è basso. Quindi una volta che hai aumentato il tuo reddito, e magari ci vuole un po' di tempo, però sei già abituato verosimilmente ad avere un tenore di vita snello, senza troppi costi, eccetera. Quindi puoi ancora decidere quanto farlo crescere in base al tuo reddito. Quindi diciamo che sono sfide diverse, come dicevo prima, porsi qui o qui ti pone davanti a sfide diverse, ma comunque hai molte opportunità qui legate al fatto che il tuo tenore di vita è ancora basso, ok? E puoi decidere, anche alla luce di questi contenuti formativi gratuiti o contenuti a pagamento GP Invest, come farlo crescere nel migliore dei modi, magari capendo la differenza tra uno sfizio e un lusso, capendo la differenza tra un investimento e una speculazione, insomma, completando la tua gestione finanziaria con input che puoi trovare gratuitamente anche qui sul canale YouTube. Passiamo all'ultimo quadrante, che chiaramente, penso sia logico intuire, è la condizione che vogliono raggiungere tutti, ok? Perché? Perché con il pollicione su, clicca mi piace se ti piacciono i miei disegni, potrei esprimermi anche molto di più in altri video, è la condizione in cui abbiamo tenore di vita basso e reddito alto. Quindi uno scenario in cui una persona, e ne conosco tantissime, sarà che mi piace circondarmi di persone che la pensano come me, ma ne conosco tantissime di persone che magari hanno redditi molto elevati, 80-100 mila euro, ma hanno tenore di vita nella norma, non lo so, 30-40 mila euro all'anno, quindi non si fanno mancare niente, si tolgono i loro sfizi. Conosco gente che si è comprato un Aliante, che non è che sia una necessità proprio che hanno tutti, ok? Però gli piace il volo e si è comprato un Aliante, ottimo reddito, tenore di vita contenuto perché spende sull'Aliante e magari non spende su altre cose che gli interessano meno, quindi grande capacità di risparmio perché magari mette da parte 60.000 euro all'anno ed è la condizione ideale per riuscire a chiaramente raggiungere una condizione di benessere finanziario che è il nostro obiettivo principale. Quindi metti in pausa questo video un secondo e pensa in quale di questi quadranti ti trovi. È chiaro che il tuo obiettivo deve essere quello di spostarti qui il più possibile. Come? Hai due opzioni, o aumentando il reddito, magari lavorando su quegli aspetti a cui facevo riferimento prima, cioè migliorando le tue capacità, aumentando la tua vendibilità sul mercato del lavoro, aumenti il reddito, cambi lavoro. Okay, mia moglie ha cambiato lavoro, ha fatto puff 30% in più da un mese al successivo, cambiando lavoro. Oppure devi ridurre il tenore di vita. Entrambe queste due strategie ti portano a sfide differenti. Non è che una cosa escluda l'altra, puoi lavorare in entrambe le direzioni, puoi aumentare il reddito, appunto specializzandoti, vendendoti meglio sul mercato del lavoro, e allo stesso tempo puoi ridurre le spese. Diciamo che se uno deve pensare a quanto è difficile fare una cosa o l'altra, verosimilmente per quanto impegno tu metta nel cambiare lavoro o nello specializzarti, ti richiederà più tempo che non nel tagliare le spese, perché certe ottimizzazioni del nostro bilancio familiare sono dei quick win, come direbbero in inglese, cioè delle vittorie veloci, ok? Cioè magari ci rendiamo conto che ogni anno buttiamo via 1000 euro per una cosa di cui potremmo fare benissimo a meno. Quindi puoi lavorare su entrambi questi aspetti in contemporanea, ma l'obiettivo deve essere quello di spostarsi qui. Perché? Perché ogni anno risparmi quote importanti del tuo reddito, magari il 20%, il 30%. Prima ho fatto l'esempio del mio amico con l'Aliante che risparmia il 60% del reddito all'anno, ma quello è un caso molto estremo perché ha un reddito molto alto. Ma già avere un 20-30% di risparmio all'anno, sicuramente se lo investi e lo capitalizzi per 20 anni, per dire che può essere un orizzonte temporale medio-lungo, ti porta ad avere
nel lungo periodo una condizione di benessere finanziario molto solida, ok? Toglierti sicuramente delle preoccupazioni, poi dipende quant'è sempre il tuo tenore di vita, sempre un aspetto importante da considerare, ma ti può togliere delle grosse preoccupazioni legate al tuo futuro. Non sacrifichi il presente, perché comunque il 70% del tuo reddito se ne va a pagare le spese fisse e anche i tuoi sfizi, ma comunque un 30% del tuo reddito va per obiettivi futuri tramite il risparmio e l'investimento. Quindi fammi sapere nei commenti in quale di questo quadrante, di questi quadranti ti posizioni, ok? E quale strategia hai deciso di adottare per spostarti il più possibile verso questo quadrante, che è quello a cui dovremmo ambire tutti, ok? Fammelo sapere nei commenti. Con questo è tutto, ci vediamo in un altro video. Ciao! Vuoi sapere come abbiamo aiutato migliaia di persone a diventare maggiormente consapevoli nella gestione delle proprie finanze e dei propri investimenti? Se sì, ti invitiamo ad iscriverti ad un corso intitolato Divento un investitore consapevole. Primo, è gratis. Secondo, è stato creato nel tuo esclusivo interesse. Terzo, ti insegnerà dei concetti di finanza personale e di gestione del tuo investimento veramente fondamentali. Concetti che avrebbero dovuto insegnarci a scuola, ma che purtroppo nessuno ci ha mai spiegato. Puoi accedere al corso in modo totalmente gratuito alla pagina www.gpinvest.it/benvenuto. Se questo video ti è piaciuto, clicca mi piace e ci vediamo nel prossimo video.